Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di arattura. Vi parliamo delle varie tecniche, del perché farla, dei pro e dei con. E vari metodi di arattura in diverse condizioni o con diversi attrezzi o trattori. Cos'è l'arattura? L'arattura è quella tecnica di lavorazione che ti permette, con l'utilizzo dell'aratro ovviamente, di smuovere, rivoltare il terreno e di sodarlo, scioglierlo, in preparazione delle future lavorazioni o coltivazioni o semine. Per come è costruito l'aratro, che lavoro fa? Semplicemente entra all'interno del terreno, solleva una striscia o più strisce in base a quanti volumi abbiamo a disposizione di terreno, le gira e le riappoggia nel terreno. Quindi per cosa è importante l'aratura? Oltre che a smuovere, proprio sciogliere il terreno e per permetterci di lavorarlo con attrezzature più leggere come un erpice arrotante, una fresatrice o altre attrezzature. È molto utile soprattutto per chi come noi lavora in biologico e quindi non utilizza diserbanti, perché aiuta a combattere e a contenere le erbe infestanti. Perché rivoltando il terreno, le fette di terreno, cosa fa? Praticamente porta la parte aerea degli infestanti, quindi le foglie e tutto il resto, sotto il terreno, e le radici, che sono inizialmente sotto, le porta sopra e quindi all'aria. Questa per esempio è una zolletta di terra che ha rivoltato l'aratro. Ora sono andato a ritirarla fuori dal terreno e come possiamo vedere sopra ovviamente ci sono le infestanti. Se io la giro nella posizione in cui l'ha lasciata l'aratro, cosa trovo? Le radici. Quindi tutta la parte fogliare si troverà sottoterra e le radici all'aria. L'aria stessa ossiderà le radici, quindi le farà seccare, e la mancanza di luce e di aria farà seccare la parte fogliare. Perché dovrebbe morire, come ci è stato chiesto su Instagram? Perché la pianta si ritrova così a essere soffocata, perché la parte aerea, che è quella che produce lo zucchero, quella che produce la fotosintesi, al buio sottoterra e marcisce, e le radici che dovrebbero star sottoterra e permettergli di sopravvivere, di entrare in quiescenza nei mesi freddi, si ritrova invece a non poterla supportare e muore completamente. Un altro effetto che l'aratura ha sulle infestanti è quello di mettere in profondità, quindi la profondità dipende dalla tipologia di aratura e di aratro che si utilizza nel terreno, anche i semi delle infestanti stesse. Ovviamente i semi che sono tutti posizionati nella superficie del terreno vengono portati a una certa profondità, nel nostro caso 20 cm, non di più, perché quello scende il nostro aratro, è quello. E quindi questi semi che prima erano nella superficie del terreno, portandoli a una certa profondità, avranno più difficoltà, se non nasceranno proprio. L'aratura serve anche ad aumentare la sostanza organica nel terreno, perché ovviamente interrando le infestanti, i residui delle vecchie coltivazioni, ma anche il letame e i concimi che noi andremo a spargere nel terreno, aiutiamo così a cambiarne la composizione del terreno stesso. Questo ci permette di avere questi 20 cm di terreno molto più omogenei, più soffice, più areggiata, una sostanza organica meglio distribuita che permette all'apparato radicale delle piante di svilupparsi al meglio. Ok, arriviamo alla parte più divertente e più interessante di questo video, ovvero le tecniche e tipologie di aratura. L'aratura la possiamo dividere in superficiale, media è profonda e poi anche a scasso è di sodamento. La superficiale va dai 10 ai 20 cm massimo, l'aratura media di profondità, ovviamente stiamo parlando di profondità, l'aratura media va dai 20 ai 40 cm, non di più. L'aratura profonda va dai 40 ai 60-70 cm più o meno. Ora parliamo delle tecniche di aratura. In questo terreno siamo riusciti, abbiamo finito di arare ieri mattina, siamo riusciti a farle tutte e tre, e sono a colmare, a scolmare e alla pari. Abbiamo diviso questo, cioè è già diviso questo terreno in tre piccoli pezzi, qualche migliaio di metri ognuno. In quello dietro di me abbiamo fatto un'aratura a scolmare, ovvero siamo partiti dai lati del terreno buttando terra verso l'esterno e quindi siamo arrivati poi al centro, che rimane un piccolo canale. Abbiamo fatto così perché l'anno scorso qui l'abbiamo fatta a colmare, e quindi per ripareggiare il terreno l'abbiamo fatta al contrario quest'anno.
In quello alle vostre spalle, possiamo dire così, abbiamo fatto invece l'aratura a colmare, quindi siamo partiti dal centro del terreno e abbiamo buttato terra sempre verso il centro, piano piano allargandoci. Per lo stesso motivo, l'anno scorso l'abbiamo fatta a scolmare e quest'anno invece l'abbiamo fatta a colmare. Quindi adesso, prima di cominciare, cosa facciamo? Cioè, guarda com'è arrugginito, ora lo lucidiamo. Adesso mi allungo un po' l'aratro, perché ora l'ho chiuso del tutto per comodità, perché quando viaggio cerco di tenerlo sempre il più chiuso possibile, in modo che sbandieri il meno possibile. Mi faccio un primo solco, e durante la creazione di questo primo solco scendo e mi regolo un po' l'aratro in modo da metterlo bene. Ho già messo il terzo punto nella posizione che utilizziamo di solito per arare, e niente, c'è da regolare comunque la lunghezza del terzo punto e dei bracci, e ci siamo pure. Ah, e gli mettiamo anche la ruota di profondità adesso. Guardate gli eroni pronti a mangiarsi lombricchi. Stanno aspettando che continui ad arare, guarda. Sono lì in un angolo al sole. In una piccola striscia di terreno che si trova nella parte più alta, larga 8-9 metri e lunga una sessantina di metri all'incirca, essendo molto stretta, abbiamo fatto una aratura alla pari. Ovvero, cosa vuol dire aratura alla pari? Abbiamo buttato le fette di terreno sempre nello stesso lato, in quel caso alla destra del trattore, ovviamente, perché è lì che butta il nostro arato, e comunque verso la parte più alta del terreno. Stesso motivo di prima, perché l'abbiamo fatto buttando terra verso la parte alta? Perché l'anno precedente l'abbiamo fatto buttando verso la parte bassa, quindi per tenere più o meno sempre quel livello del terreno. Quest'anno abbiamo fatto il contrario. È per quello che sentirete molto spesso dire alle persone che il senso di aratura va cambiato ogni anno, perché se lo facciamo sempre nello stesso verso, ovviamente buttando terra sempre nello stesso verso, il terreno piano piano cambierà di livello e andrà proprio a crearsi un dislivello nel terreno che nessuno vuole. Bene, i due campi più grandi, possiamo dire, che si vedono qua giù, li abbiamo fatti, uno a colmare e l'altro a scolmare. Ora ci manca sto pezzettino, veramente piccolo, una strisciolina, sarà larga 8-9 metri, lunga non ne ho la più pallida idea, e qua faremo una aratura alla pari. L'anno scorso, se non ricordo male, l'abbiamo fatta portando terra giù, adesso la faremo portando terra su. Un consiglio che vi voglio dare, se, e non è questo il caso, ma se i terreni sono un po' duretti, non sono proprio perfettamente in tempra, conviene fare un primo solco in senso contrario all'aratura. Non mi ricordo come si chiama il nome tecnico, comunque questo solco a cosa serve? Ad agevolare poi l'aratro a entrare prima nel terreno con più facilità, così non avete tutti quei metri di aratura bassissima, ma avrete comunque un'aratura un po' più profonda già dai primi metri. Ok, ora ve lo faccio anche vedere e poi facciamo l'aratura alla pari qua. Quindi butteremo terra sempre verso lì. Pronti? Sì.
seconda. Marcia, quarta, andiamo. Marcia veloce, seconda. Forse posso allargare un po' anche la fretta, così facciamo anche prima. Mi sa che alla prossima passata alzo. Alla prossima passata mi sa che allargo un po' la fetta che fa l'aratro, in modo da fare un po' più in fretta. Non uscirà perfettamente liscio, ma chi se ne. Pronti? Passa veloce, seconda, frena a mano, abbassiamo l'aratro. Fa meglio, dai. Visto che ci sono, ora qua c'è diciamo un buco nella recinzione, qua invece c'è la recinzione, quindi lì non riuscivo ad arrivare. Mi sa che ora che sono qua e sono arrivato al buco della recinzione, mi sistemo al volo sto pezzo.
Naturalmente la rattura ha anche dei contro, come qualsiasi lavorazione. I contro della rattura comportano una creazione di suola di lavorazione e la perdita di fertilità del suolo. Iniziamo col spiegare in che cosa consiste la perdita di fertilità del suolo, che è legata all'interramento e alla modifica della struttura biochimica dei primi 5 cm di suolo, perché il terreno viene ribaltato e mescolato nei suoi vari strati. La perdita di fertilità del suolo data dalla rattura viene compensata in agricoltura biologica con altre attività atte invece a tutelarla, come i sovesci e le rotazioni culturali. Quindi si guarda tutto l'insieme delle azioni che si fanno per mantenere questa fertilità e questa plasticità e capacità rigenerativa del suolo. Purtroppo quella della perdita di fertilità legata alla rattura è un prezzo da pagare per riuscire a contenere le infestanti in maniera più naturale possibile, quindi con un'azione meccanica. Altro punto a sfavore dell'aratro è la creazione della suola di lavorazione, cioè l'aratro lavorando crea pressione e porta gli strati sottostanti a compattarsi. Alcuni organi dell'aratro, che sono il vomere e il tallone dell'aratro, nella loro parte alta smuovono il terreno e lo rendono più soffice, nella parte bassa invece tendono a comprimere il terreno e quindi proprio a schiacciarlo. Questo che problemi e che svantaggi dà? Ovviamente comprimendo e schiacciando il terreno lo compatta e quindi impedisce un corretto drenaggio dell'acqua, impedisce proprio all'acqua, anche all'umidità o alle piogge, di fluire in modo agevole e semplice l'acqua sotto quegli strati. Oltretutto, nei casi più estremi, in caso di arature ripetute e continuative, impedisce anche all'apparato radicale delle piante di scendere in modo agevole sotto quella soglia, sotto proprio la suola di lavorazione, perché trovano, scendendo in profondità, un terreno molto compatto, molto duro, e quindi hanno molta difficoltà a scendere più giù per trovare acqua o nutrienti. Cosa possiamo fare però per risolvere questo problema e non trascinarci questa suola di lavorazione? Per eliminare la suola di lavorazione si fanno, dopo le arature, lavorazioni diverse, atte proprio a eliminare questo strato compatto, che sono la ripuntatura. Semplice. Il ripuntatore, o ripper, chiamatelo come vi pare, per la sua struttura, per come è fatto lo scalpello, lo strumento in sé, non crea lavorazione, ma va a eliminare quella della rattura, se ovviamente lo facciamo scendere a una profondità maggiore di quella dell'aratro. Un esempio: se noi ariamo a 20 cm di profondità e sotto quei 20 cm troviamo la suola di lavorazione, col ripuntatore dobbiamo scendere sotto quei 20 cm per smuovere e rendere di nuovo soffice tutto il terreno. Ma non approfondiamo in questo video, ma in un successivo. Ne parleremo più avanti. C'è anche da dire però che in alcuni casi la suola di lavorazione potrebbe essere anche un vantaggio per l'agricoltore e le coltivazioni stesse. Prendiamo noi come esempio. Noi nella zona in cui viviamo, cioè in Sardegna, abbiamo problemi di carenza idrica nel periodo estivo, quindi abbiamo proprio problemi di siccità. La creazione di suola di lavorazione dell'aratro impedisce all'acqua e all'umidità che noi diamo alle nostre colture con l'irrigazione, con l'impianto a goccia, di andarsene troppo in profondità, troppo velocemente, quindi rimane per più tempo a disposizione delle nostre colture. Questo ci permette di avere un risparmio idrico, perché dobbiamo irrigare di meno i nostri campi, perché l'acqua rimane proprio ristagna per più tempo nel terreno e quindi viene dato alle radici delle piante, viene dato più tempo alle radici delle piante per assorbirla. Questo per spiegarvi meglio il concetto che abbiamo detto all'inizio del fatto che per le coltivazioni in arido la rattura serve a mantenere un quantitativo idrico sottostante alle radici necessario. E non farlo andare via dove non serve alle coltivazioni. Quindi, come tutte le cose, la rattura può essere un pro e può essere anche un contro. Dipende soprattutto dalla locazione dei terreni, geograficamente nel territorio, nord e sud cambia completamente. Dipende anche dalla tipologia di coltivazioni che si fanno, dalla tipologia di terreni che si hanno, dipende dalla tipologia di infestanti presenti nel terreno
E dipende soprattutto se si utilizzano o non si utilizzano diserbanti, quello è fondamentale. Se noi avessimo un'azienda in convenzionale e utilizzassimo ipoteticamente dei diserbanti, probabilmente non faremo arature, ma faremo semplicemente lavorazioni più veloci e che hanno comunque lo scopo sempre di smuovere il terreno, come può essere anche una semplice ripuntatura, molto più veloce da gestire rispetto a una aratura. Noi ci mettiamo quasi la metà del tempo a ripuntare un terreno rispetto a chiararlo, andiamo comunque a smuovere il terreno anche a profondità più elevate senza creare danni all'ecosistema del terreno, perché non andiamo a rivoltare gli strati ma li teniamo sempre tutti lì dove sono, andiamo solo a smuoverli e ad arieggiarli un po', possiamo dire così, e non avremo comunque il problema delle infestanti anche se dovessimo fare una ripuntatura e basta, perché andremo poi a eliminare tutto con un diserbo chimico. Ma così non è. E se vi interessa vi faremo un video apposito su come in biologico si contengono le infestanti, perché non c'è solo la rattura, ma ci sono tanti sistemi. Uno tra questi è la falsa semina, ma lo vedremo in un video specifico. Ragazzi, vogliamo concludere questo video con questo pensiero. In agricoltura biologica l'aratro è indispensabile per tante coltivazioni, ma anche lui può portare dei danni al terreno se usato con scelleratezza e senza criterio. L'aratro è uno strumento fantastico, ma che va usato nei giusti modi e nei giusti mezzi. Okay, ragazzi, poi c'è da dirlo, come tutte le cose, anche l'acqua, se ne bevi troppa ti partono i reni, se non ne bevi muori perché devi bere, quindi se non si è capito. L'aratro va utilizzato per come va utilizzato bene. Noi ariamo una, massimo due volte all'anno, e non ariamo a ogni lavorazione perché vogliamo distruggere le infestanti. Lo facciamo in maniera consapevole di quello che stiamo facendo. L'aratro, se usato male, può fare danni al terreno, alla struttura microbica del terreno, ma se utilizzato con la testa e con cognizione di causa è solo che utile. Se non l'avete capito, siamo contrari a tutti i tipi di demonizzazioni ed estremismi. Fateci sapere però cosa ne pensate voi, se anche voi avete trovato dei benefici con la falsa semina, con la rattura e con le diverse tecniche di utilizzo. Abbiamo già sondato anche un po' su Instagram e sappiamo che parte di voi fa le false semine e le ratture con dei buoni risultati e c'è chi invece riesce a farne a meno. Aggiornateci e fate sapere voi che tipi di lavorazioni fate con l'aratro e perché le fate. Sappiamo che esistono anche attrezzature che potrebbero essere sostitutive dell'aratro, che sono anche la vangatrice meccanica, che è una cosa stupenda, ma che noi purtroppo non ce l'abbiamo. E non abbiamo avuto neanche modo mai di provarla, però sì. Speriamo in futuro di avere questa opportunità, perché naturalmente anche noi se possiamo fare qualcosa di meglio in alcuni frangenti la faremo volentieri. Ci piacerebbe provare un giorno una vangatrice per vedere come lavora, l'effetto che fa rispetto alla rattura e soprattutto se riesce a lavorare bene nei nostri terreni pieni di sassi, perché un po' il dubbio è anche quello. Quindi chissà, magari un giorno riusciremo a provarne una, magari no, speriamo in bene. Ovviamente sarebbe bello riuscire a sostituire il lavoro della rattura con un qualcosa che assolva lo stesso compito di lotta contro le infestanti, con un attrezzo che fa quello ma non crea i danni dell'aratro. Ma per adesso è così e quindi andiamo così. Ragazzi, il video finisce qua. Speriamo di essere stati corretti, di aver detto tutto. Sì, se ci siamo dimenticati di dire qualcosa, spero di no, ma in tal caso aggiungete voi nei commenti qua sotto in descrizione. Questo video ovviamente non è per gli addetti ai lavori, è per chi lavora da sempre in agricoltura, che tutte queste cose le sa benissimo e soprattutto le sa meglio di noi, che abbiamo cominciato questo lavoro da pochissimi anni. Questo video è più che altro rivolto a chi sta partendo adesso, a chi si sta cominciando ora a fare una cultura in campo agricolo, e quindi possono essere informazioni utili per avere un bagaglio culturale un po' più ampio. Ragazzi, in questo video naturalmente noi abbiamo detto quello che noi abbiamo scoperto negli anni, anche sbattendoci la testa e il muso e facendo tantissimi errori, e speriamo di avervi dato informazioni utili, perché più o meno vi abbiamo detto quello che noi avremmo voluto scoprire prima e vedere prima di iniziare questa attività. Ovviamente
per fare queste scoperte abbiamo anche fatto degli esperimenti. In alcuni pezzi di campo negli anni passati abbiamo effettuato le arature, in altre solo in la altre ripuntatura. Solo la ripuntatura, e il risultato è stato completamente diverso. In uno, quando le infestanti avevano ormai già preso il sopravvento in mezzo alle colture, nell'altro se ne vedeva a malapena l'ombra. Quindi possiamo dire che per la nostra esperienza la rattura per combattere le infestanti, se fatta bene e nel periodo giusto, funziona. Poi ricordatevi che noi facciamo sempre il meglio che possiamo con quello che abbiamo e cerchiamo sempre di fare tutto con coscienza. Quindi vorremmo che laddove commentaste lo facesse con questo presupposto, come sappiamo anche noi che voi fate il meglio di quello che potete. Con quello che avete. Vi aspettiamo nei commenti. Ciao e al prossimo video. Ah, aspetta, in descrizione trovate il link del nostro sito internet, se siete curiosi andate a dargli un'occhiata. Ciao, alla prossima!